Ciao a tutti, sono Tainati, benvenuti su un altro video. Oggi parliamo di Hunter Labrada ha pubblicato alcuni video, anche alcune foto di suo aggiornamento fisico, perché tra poco lui si gareggia su Tampa Pro in America. Se non ne sbaglio, sarà questo weekend. E lui veramente sembra di essere in grande forma. Addirittura loro hanno detto che è in forma di Olimpia, di Mister Olimpia, in forma di Mister Olimpia tipo 2 anni fa, quando lui è arrivato al quarto posto. Però anche io sulle foto, sui ragionamenti, lui sembra molto 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 migliorato, soprattutto sul suo dorsale, sulla sua schiena. Quindi dobbiamo ancora vedere lui sul palco, perché ovviamente non è social media che si può giudicare un atleta sul palco, perché tanti atleti noi lo vediamo su social media che loro sono molto molto in forma, poi dopo quando arrivano sul palco sono diversi. Però a me sembra che lui ha migliorato tanto, soprattutto sul lower back, dove è stato tanto tanto criticato in passato. Secondo me c'è qualcosa che è migliorato lì. E ditemi la vostra, cosa ne pensate di Hunter Labrada e sul fisico? E Hunter Labrada riesce ad arrivare a quello punto dove era 4 anni, che 4 anni fa, 2 anni fa, scusatemi, dove lui è arrivato a quarta posizione a Mister Olympia? Ditemi la vostra, perché io vedo questo ragazzo che è molto 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 bello come atleta. A me piace, però non tantissimo, perché non mi piace proprio sua forma. Però secondo me anche noi stiamo giudicando con occhi di suo padre. Quello lì è il peccato di essere un bodybuilder, che suo padre ha fatto bodybuilding, magari suo padre era un bel bodybuilder, e quando tu inizi a gareggiare, gente usa sempre quell'occhio di suo papà di guardarti, anche se lui è molto 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 più grosso di suo papà, come era suo papà. Però secondo me dobbiamo dare i nostri complimenti a Hunter Labrada, perché lui è andato a aggiustare dove lui è stato criticato. Ditemi la vostra, che ne pensate di fisico di Hunter Labrada? Secondo voi questo è un fisico che puoi portarlo lui di nuovo sui primi 4 a Mister Olympia o no? Se non siete nati, se non siete iscritti sul canale, iscrivetevi sul canale, mi dia una grossa mano. Ci vediamo al prossimo video. Let's go!